Come rappresentanti del PCML da giorni chiediamo alle varie istituzioni dello Stato di dotare di mascherine tutti i cittadini italiani e dell'isola di Ischia e di renderne obbligatorio l'uso. Questo perché su una cosa i virologi del nostro Paese non solo sono tutti convintamente d'accordo: se ognuno indossa la mascherina, la diffusione del contagio viene ulteriormente rallentata. Mascherina che non serve a tutelare chi la indossa, ma che rappresenta un grande gesto di rispetto verso gli altri, in quanto se si è asintomatici si evita che si possa contagiare le persone che si incontrano per strada, nel supermercato o nella farmacia. Nel comune di Ischia, dove sono state distribuite ben 16.000 mascherine gratuitamente da parte dell'amministrazione comunale con un'iniziativa lodevole e positiva, riteniamo per esempio ci siano già le condizioni da parte del sindaco Enzo Ferrandino di emanare una ordinanza di obbligo di indossare la mascherina, così come è stato fatto già in tanti comuni d'Italia, a partire da Cagliari oppure da quello a noi più prossimo, più vicino, dell'isola di Capri. Al momento purtroppo queste ordinanze non sono state emanate, allora io come rappresentante del PCML mi sento di rivolgere un appello ai miei concittadini, ai cittadini dell'isola di Ischia, che in tanti quotidianamente si rivolgono a noi. L'appello è questo: fate il possibile quando uscite di casa, vi recate al supermercato o in altri esercizi commerciali di utilizzare la mascherina. Se non ce l'avete, ora cominciano a trovarsi. Ci sono tanti che le stanno donando, tanti cittadini che le stanno realizzando in stoffa. Quindi abbiamo rispetto ognuno dell'altro e, ordinanza o meno, facciamo sì che ognuno di noi, quando è costretto ad uscire perché è bene restare a casa, indossi la mascherina. Ripeto, facciamolo tutti nel rispetto di tutti.